Fratelli, sorelle, quanta vita intorno a questa piccola chiesa, la Porziuncola, quanta vita in un luogo dove in realtà abbiamo celebrato un transito, la morte, il passaggio di Francesco, quanta vita quest'oggi intorno alla tomba di Francesco. Eppure è un paradosso, perché si parla di morte, perché si parla di tomba, eppure quanta vita, quante persone presenti come chiesa italiana, bellissimo quest'anno avere proprio qui la chiesa, i tanti pellegrini che si sono prodigati nei servizi durante gli anni passati e ancora nelle assistenze. Che meraviglia ascoltare tante persone che purtroppo costrette a lavorare non potevano essere qui, ma c'erano con un desiderio, cercando di partecipare a una celebrazione, quanta vita. E questa vita è descritta proprio nella lettura che abbiamo ascoltato. Che cosa è venuto a fare Gesù Cristo se non ad abbattere ciò che ci separa, i muri di separazione? Che cosa è venuto a fare Gesù Cristo se non a fare unità? A fare dei due, quelle parti che spesso sono nemiche dentro anche di noi, a fare una cosa sola con Lui. In noi, in me, in te, abitano due mentalità. Abita la mentalità di Dio, dove ciò che conta è la comunione. Chi vuole avere il pensiero di Dio, chi vuole avere la mentalità di Dio, e in Francesco lo vediamo in un modo splendido, chi vuole avere la mentalità di Dio, ciò che conta è la comunione, e questo vale il prezzo della vita, vale anche il sacrificio di restare quando tutto sembra avverso. Per chi ha la mentalità di Dio è più importante avere un fratello, una sorella, che avere ragione. Quante volte invece noi perdiamo il fratello, la sorella, perché? Perché vogliamo avere ragione. Ma se ho ragione io e l'altro perde, perdiamo tutti e tre. Perde l'altro, perdo io, perde la relazione. Chi ha la mentalità di Dio, tutto è puntato verso la comunione. Ma dentro di noi ecco il muro da abbattere, c'è un'altra mentalità, quella del benessere, cioè dello stare bene io. Quante volte ascoltiamo anche nelle confessioni, negli accompagnamenti, nelle persone che aprono il cuore, Padre, l'importante è che io stia bene. Ecco, questa è la mentalità del benessere, quando io vengo prima di tutto, quando il criterio sono io. Quando il criterio ultimo è come mi sento, ciò che mi piace. Allora mi domandavo, ma che cosa è successo in Francesco per abbandonare questa mentalità del benessere, per sposare così totalmente, in modo splendido, la mentalità di Dio, la mentalità della comunione? L'altro prima della mia ragione. Allora mi pensavo all'incontro con il lebbroso e mi domandavo qual è stata la vera conversione di Francesco, l'incontro con il lebbroso, qual è stata il vero cambiamento di mentalità di Francesco? È stato l'incontro con il crocifisso? Fratelli e sorelle, la vera conversione di Francesco è quando Francesco, dicono le biografie, smise di adorare se stesso. Smise di adorare se stesso. Questa è la conversione, questa è la svolta. Ma capiamoci bene, questo è mentre la consapevolezza di dover smettere di adorare se stessi, questa consapevolezza della mentalità borghese, questa consapevolezza è un momento puntuale. Il processo perché ciò accada è graduale. E questa è la bellezza di Francesco. In un momento preciso lui comprende, è consapevole
di voler smettere di adorare se stesso, cioè mettere io al centro, consapevolezza puntuale, viverlo in modo graduale, giorno dopo giorno. Attraverso che cosa? Attraverso il quotidiano. Questo è l'evento interiore che fa la differenza. Questa è la provocazione, provocare, cioè chiamarci dentro alla verità della mentalità nuova, della comunione. Allora, che cosa sono? Che cosa sono? Che cos'è questo spostarsi dal centro? Ma sono le prove della vita, ci direbbe Francesco d'Assisi. Sono ciò che ti mette alla prova, ciò che ti resiste, le tentazioni, le fatiche, le salite. Queste ti mettono alla prova e questo fanno vedere che mentalità stai seguendo. Quella di Dio che punta alla comunione o quella borghese che difende il proprio piccolo mondo. Allora serve fortemente, perché questa realtà venga plasmata, serve fortemente lo Spirito Santo. Francesco è un uomo che si è lasciato trasformare dallo Spirito. Quest'oggi, tra i tanti doni, lo sapete, è il passaggio qui alla Porziuncola del nostro Presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, ed era incantato in Porziuncola, era emozionato, ha usato parole meravigliose. Poco prima, in Basilica di San Francesco, se avete l'occasione, leggete il discorso che ha fatto. Ha concluso il suo discorso dicendo una cosa meravigliosa, una sintesi stupenda. Ha detto: chi è Francesco? Francesco è un visionario che plasma la realtà. Avere la visione significa essere nella mentalità di Dio, nello spirito di Dio. Ma questo non ci fa estraniare dalla realtà, ma ci fa entrare e lavorarla dal di dentro, ognuno la propria parte. Ma fin quando quella parte che possiamo fare noi è occupata dal nostro io, egocentrico, narcisista, che mette noi stessi come criterio primo, è difficile per lo Spirito Santo. Tanto, e concludo, che dirà San Paolo: per grazia di Dio sono quello che sono, ma la grazia di Dio ha faticato in me più di tutto. La grande fatica che fa Dio con noi è proprio spostarci dal centro e lasciar regnare Lui. Oggi, dopo 800 anni, abbiamo visto un uomo che lo ha fatto, e dopo 800 anni continuiamo a dire: quanta vita che c'è intorno a Francesco. E tu che sei qui o che ci seguite nei social, state dicendo esattamente questo, che volete questa vita, la mentalità di Dio, quella che lavora con lo Spirito Santo, perché dal di dentro ognuno nella propria parte possa rendere migliore questa terra. Amen.